Ed eccoci arrivati ad un altro appuntamento. Sole in bilancia. Ma è anche Mabon, ma è anche equinozio d'autunno. Oggi veramente possiamo sbizzarrirci. Bilancia, settimo segno dello zodiaco. Bilancia governata da Venere, non per nulla ho le carte delle rose, perché mi accomuno spesso a Venere. Bilancia, però, governata da Venere, ma segno maschile, cardinale. Ok. Colore della bilancia, il verde, quindi benvenuta, per esempio, Venturina Verde. Ok, o anche Tomarina Verde. Il giorno della bilancia, dato che la bilancia è abbinata a Venere, è il venerdì e oggi è venerdì, quindi guardate quante combinazioni oggi. Il simbolo della bilancia è proprio la bilancia. E cosa significa esattamente? Ecco perché, tra l'altro, l'equinozio dà l'inizio al segno della bilancia ogni anno. Equinozio dal latino, stessa misura per il giorno e per la notte, da equus noctis. Quindi il giorno e la notte equivalgono il loro tempo, il loro. Sì, le loro, chiamiamole ore, ok? C'è un equilibrio tra la luce e il buio, nel senso più ampio del termine, ok? La persona bilancia, ne parleremo dopo, ok? Quello che dobbiamo capire è che la bilancia, abbiamo detto, è venusiana, attaccata molto alla bellezza, all'amore, ma all'amore per la giustizia, per le cose che stanno in equilibrio, che non vanno né da una parte né dall'altra, che non pendono da nessuna parte. Quindi grande senso di equità per i nati in bilancia. I nati in bilancia, però non è che siano tutte queste. Cioè, non sono soltanto positivi, ok? Non è soltanto l'individuo giusto, eccetera. È anche un individuo che spesso è disobbediente, è un individuo che spesso è, tra virgolette, alternativo, ok? Grande senso della bellezza, grande senso dell'estetica. Difficilmente attirerete un uomo in bilancia se non vi vestite bene, se non siete curati, ve lo dico subito. Anche se sono anche ammaliati dal modo di pensare, però l'impatto visivo è fondamentale per il bilancia. L'aspetto fisico deve essere sempre eccezionale, al top. Dovete distinguervi, non in male, in bene, per attirare un bilancia. Allora, stiamo passando da un segno, siamo passati oggi da un segno di terra, quindi qualità molto pratiche, a un segno d'aria, però è uno dei segni d'aria che più di tutti ha armonia. Quindi stiamo attenti perché proprio perché c'è questo fortissimo bisogno di equità, potrebbero esserci degli scontri più che in altri periodi, perché in un periodo normale la disuguaglianza fa parte della quotidianità. In un periodo in cui il sole è in bilancia, la disuguaglianza si cerca di non averla, per non averla si combatte, quindi potrebbe essere un momento in cui si combatte di più perché si tende ad avere le cose giuste, ad avere le cose equilibrate, uso sempre lo stesso termine, mi rendo conto. I migliori diplomatici sono della bilancia, non ce lo dimentichiamo, perché ha questo posizionamento sempre nel mezzo. Sono battaglie, quelle durante il periodo della bilancia, che non sono battaglie tipo quando c'è Marte la Rete, no? Particolarmente aggressive. Sono battaglie, sono conflitti che nascono comunque per un qualcosa di positivo, almeno quello che si spera, per poter essere, per poter trovare dei chiarimenti, per poter trovare dei compromessi. Cerchiamo sempre di questi conflitti, queste battaglie, questi conflitti di
Sono chiarificatori soprattutto, ripeto, servono per trovare l'equilibrio, il compromesso, non per abbattere l'altro, come potrebbe essere un ariete, per esempio. Ok? Il problema qual è con la bilancia? Che la bilancia difficilmente si espone. Quindi, è vero che è fascinosa, è vero che è gentile, è vero che è equilibrata, ma è anche vero che spesso tende a nascondere la sua vera identità perché ha paura del conflitto, perché ha paura di rendersi pesante agli altri. Ha paura di questi eccessi di cui parlavo prima, quindi tenderà sempre a camminare in punta di piedi. Questa è una cosa della bilancia che io non apprezzo in modo particolare, o almeno a volte sì, a volte no. Sono le volte in cui forse pestare i piedi serve. La bilancia non è facile che pesti i piedi, tende sempre a camminare in punta di piedi per paura di ferire l'altro, per paura del conflitto aperto. La bilancia cerca sempre, lo ripeto, l'equilibrio e il compromesso. Si entra in autunno oggi e si entra, abbiamo detto, in un segno d'aria. Quindi, quali sono i segni che maggiormente ne saranno, accoglieranno meglio questo passaggio? Sicuramente la bilancia, i gemelli e l'acquario, perché sono segni di aria. Contemporaneamente, quelli che sono in sestile o in trigono, quindi leone e sagittario. Quindi per questi cinque segni, questo è un passaggio molto positivo. Quindi quest'autunno, questo adesso rimpicciolirsi diminuire, scusatemi, delle ore di luce, che sembrerebbe un passaggio negativo, non lo è veramente per questi cinque segni almeno, ok? Positivo ancora. Potrebbe essere per Vergine e Scorpione, giusto perché sono accanto. Sicuramente tira un respiro di sollievo. Tira un respiro di sollievo i pesci, perché si toglie dall'opposizione questo sole, assolutamente. Ok. Anche il cancro si toglie dentro, ma si può togliere la quadratura, il cancro. No, scusate, entra in quadratura. Ho sbagliato io. Entra in quadratura. Chi sono quelli che lo vivono male? Sto solo in bilancia. Il cancro. Chi ce l'ha in quadratura? Il capricorno che ce l'ha in quadratura. E ahimè, l'ariete che ce l'ha in opposizione. Per questi tre segni, questo mese in cui la bilancia entra, il sole entra nella bilancia, saranno un po' più difficili, non dico che sono impossibili, ok? La bilancia, abbiamo detto, è governato dal pianeta Venere, quindi ci parla di amore, di armonia, ci parla di unione, ok? Vediamo un attimo, cosa significa essere un bilancia. Essere un bilancia significa, l'ho detto prima e lo ripeterò alla nausea, diplomatici anche troppo, ok? Il trovare il giusto equilibrio, il trovare l'armonia, la bellezza, la cultura. Se c'è un evento culturale, spesso c'è una bilancia dietro, non sempre, non è detto, c'è una bilancia dietro. In ogni caso, se ci sono eventi culturali, sicuramente troverete tantissime persone della bilancia, inseguono la cultura e la bellezza, la bilancia. È anche un segno molto gentile, per le stesse motivazioni che abbiamo detto prima, bravissimi mediatori, ottimi mediatori. Sono anche molto spontanei, anche se dobbiamo stare attenti, perché ci sono dei bilancia, soprattutto quelli della terza decade, in cui in qualche modo questa spontaneità lascia, non è esattamente chiaro quanto è spontaneo un bilancia di quel periodo. Perché? Perché un bilancia ossessionato dalla fragilità, la chiamo io.
È un bilancia che ama la competizione, stranamente. È un bilancia che è passionale, geloso. Ha in sé una parte delle caratteristiche dello scorpione, per cui in certo qual modo è a disagio col suo vero essere, col suo vero io. Però questa è una mia interpretazione. In ogni caso, troverete sempre bilancia belli, eleganti, sinceri, gentili, ok? Collaborativi soprattutto. Difficile che un bilancia, soprattutto dal punto di vista lavorativo, vi si metta contro, lo troviate contro di voi. Molto difficile. Questo non significa che sono scemi, scusatemi, assolutamente. Anzi, da questo punto di vista sono uno dei segni migliori dello zodiaco, perché riescono a mantenere armoniosi i rapporti, a volte anche estremamente, ok? Perché a volte sacrificano loro stessi, il loro vero io, pur di avere l'armonia nel rapporto, pur di non ferire l'altro. La bilancia ce l'ha proprio di suo, quella di non voler ferire l'altra parte. Amano lo stare insieme. È difficile trovare un bilancia single, molto difficile. Sicuramente c'ha qualcuno, nel senso, ha il senso del noi con qualcuno, non significa ci deve stare per forza in coppia, ma il suo senso del noi ce l'ha, vive comunque, il suo insieme è reale, ok? Il bilancia costruisce insieme, può lavorare insieme, il senso del noi è spiccatissimo nel bilancia, la sintonia, ok? La voglia di rimanere in simbiosi, in sintonia con qualcuno, più in sintonia che in simbiosi. Molto, molto amano proprio lo stare insieme. Forse è uno dei segni più radicati nel noi. D'altronde, ricordiamoci che si apre, che con la bilancia già siamo nella parte di quella parte dello zodiaco che apre agli altri, okay? Perché noi ricordiamoci abbiamo i primi sei segni che pensano a se stessi e poi che si aprono agli altri. Quindi si apre, è aperto al lavoro di squadra. Che posso dire ancora della bilancia, ragazzi? Perché si spiegano le parole per quanto riguarda la ricerca dell'equilibrio, la bellezza, la diplomazia, l'autostima, l'armonia, l'eleganza, la diplomazia, il senso della giustizia. Però stiamo attenti. Quando dico sempre, però un bilancia potrebbe sacrificare se stesso in favore degli altri, o potrebbe sacrificare la sua vera essenza. Quindi in questo frangente poter mostrarsi ipocrita. È uno dei segni più ipocriti dello zodiaco, perdonatemi, non perché voglia esserlo, ma semplicemente perché la sua natura è non ferire gli altri. Non fare del male, non andare contro, trovare il compromesso. L'ho detto anche a scapito di se stessi, a volte anche a scapito della verità. Quindi, qui i bilanci mi urleranno contro, però questo è quello che io so dei bilanci negli anni. Ricordiamoci che il loro pianeta dominante è Venere, il pianeta della fortuna Venus. Quindi in ogni caso, quando il Sole passa in bilancia, passa in dalla parte anche di fortuna nel lavoro, di nuove offerte. Quindi chi ha questa bilancia posizionata in maniera positiva, come ho detto, i segni d'aria e anche i due segni, Zestire e Trigono, che abbiamo detto prima, quindi parliamo di Leone e Sagittario, beh, per loro ci potrebbero essere delle spinte in più in questo periodo per quanto riguarda le offerte lavorative, ma anche per i sentimenti. Cos'altro si può dire, ragazzi? Perché, vediamo se. Sono cose trite e ritrite, di cui spesso tra l'altro parlo, no? L'unione, la diplomazia, l'equità, il senso del bello.
L'arte, i piaceri della vita. Sono tutte cose che per la bilancia sono fondamentali, importantissime, importantissime. E questo significa che non è soltanto per chi ha il sole in bilancia, ma anche per chi ha l'ascendente, la luna in bilancia, l'arte, la cultura e la bellezza sono particolarmente importanti. Quindi ricordatelo. La bilancia ama tra l'altro tenersi bassa, come si suol dire, basso profilo, mentre invece è particolarmente intelligente. E ho detto prima, matrimoni, affari, lavoro, ok? Sono tutte esaltate quando il sole è in bilancia. Perché? Perché è il settimo segno, quindi il campo delle relazioni, del matrimonio, delle società. Quale potrebbe essere un problema per la bilancia? Il fatto di non trovare il partner. Vi ho detto prima, estremamente, forse uno dei segni più estremi nel bisogno di noi, nel bisogno di stare con qualcuno. Per cui questo potrebbe essere potrebbe diventare negativo quando si estremizza questo bisogno di stare per forza in coppia. Difficilmente troverete una bilancia violenta, difficilmente troverete una bilancia volgare, difficile proprio. È anche vero che la bilancia è spesso imparziale, è brava a essere imparziale, ok? Però non dimentichiamo, come ho detto prima, che spesso questa sua fanatica ricerca dell'imparzialità può farla scadere nell'ipocrisia, a volte anche potrebbe essere anche molto volubile la bilancia, ricordiamoci un segno doppio. Quindi sì, diciamo che non è tutto rose. Finora ho detto cose belle della bilancia, però non è tutto così, perché purtroppo questi due lati possono essere accesi, possono essere molto forti. Uno, come vi ho detto, la volubilità, l'altro l'ipocrisia, ma non è perché chissà che cosa, è proprio perché non si riesce a dire di no, per esempio, non si riesce a innescare un conflitto. I conflitti si innescano, o almeno i conflitti sì, ma non le polemiche, che sono due cose diverse. Ok, detto questo, adesso andiamo a tirare una carta. Stavolta non tirerò una carta per segno, perché i segni li faccio da stasera in poi. Poi sabato e domenica dalle 6 alle 8 troverete tutti e 12 segni della settimana scorsa. Tra sabato e domenica, non mi chiedete, ma perché ne ha fatti 5 anzi 6? Tra sabato e domenica li trovate tutti e 12, dalle 6 alle 8 verranno pubblicati. Tiro due carte. In generale, come sarà questo periodo? Sono due gli oracoli, questo è però gli animali guaritori cosiddetti, e questo invece è per l'oracolo delle rose, mi è sembrato il più vicino alla Venere in bilancia. Ricordate tra l'altro che abbiamo anche una luna nuova in bilancia, di cui dovremo parlare, e lì andremo a fare no, tra gli oracoli della luna. Allora, come sarà questo periodo? In generale, dai il senso dell'inizio. È vero che questo è anche il senso della fine. Guardate, ragazzi, come sono andato a trovare, che è anche il senso della fine del seme, no? Però è anche il senso dell'inizio. È vero, le giornate si accorciano. Il buio si allunga, però in qualche modo in autunno si cominciano a fare tutta una serie di programmi. Il programma principale dovrebbe essere quello di arrivare integri alla primavera. Parliamoci chiaro, quando dovremo dare tutta la nostra forza per germogliare, per esplodere. Quindi quello dovrebbe essere, diciamo,
Il nostro programma principale è arrivare integri e molto forti alla primavera. Questo cosa significa? Significa che sì, dobbiamo esercitarci adesso, dobbiamo essere vigili. Questo l'autunno è un periodo in cui dobbiamo rigenerarci per certi versi, perché germogliamo con la primavera, ma è anche un periodo di rigenerazione quello con l'autunno. Però dobbiamo anche non stancarci, non affaticarci. Allora, questo sarà un periodo di nuovi inizi per tantissime persone. Io credo che per molti, chiaramente nel senso carte, per molti, molti si prenderanno cura di sé, del proprio aspetto fisico. Tantissime persone sentiranno il bisogno di curare la propria pelle, di pulire la propria pelle. Questo è proprio quello che avverto, ok? Questo è il mattino, abbiamo proprio l'energia del mattino, di questa rigenerazione piano piano, ci svegliamo dalla notte. Non è che l'estate è stata la notte, anzi, però in qualche modo in questo momento arriva la frescura, ci sentiamo più sereni. Interessante la civetta come animale, che tra l'altro è legato ai segni d'aria. La civetta, ricordiamoci la cacciatena, tra l'altro, è legato molto all'acquario come segno, comunque molto ai segni d'aria. La civetta ci parla di lungimiranza, quindi potrebbe essere in questo periodo particolarmente lungimiranti. Ma non solo, la notte si allunga e la civetta sappiamo che è un animale notturno. Il fatto che si allunghi la notte non significa che non siamo più in grado di vedere la bellezza. Anzi, anzi, in qualche modo la nostra civetta ci parla di una energia che siamo in grado di prendere anche durante la notte, durante questo periodo in cui le notti si allungano. Ok? Inoltre, voi la civetta sapete che è il simbolo della saggezza ed è molto interessante che sia caduto nel segno della bilancia, che abbiamo detto è uno dei segni per eccellenza che fa riferimento alla cultura e all'arte. Quindi questo sarà un mese in cui soprattutto si tenderà alla cultura, alla conoscenza, alla saggezza cosiddetta. Ok? Sarete molto impregnati di queste. Di questo bisogno, oltre che di questa essenza. Vediamo qualcos'altro che mi può arrivare. La civetta guarda lontano perché guarda chiaramente, quindi questo potrebbe essere un periodo in cui riuscirete a vedere chiaramente le cose in una prospettiva molto più chiara che nel passato. Quindi mi raccomando, approfittate di questo rigenerarvi in certo modo, di questo nuovo inizio, ma anche di questa capacità di lungimiranza, di vedere chiaramente quello che vi attende o quello che state attraversando, di vedere con molta più chiarezza degli altri periodi. Ok? Questo era il sole in bilancia per come è entrato e per come stavolta ho voluto intenderlo. Vi ricordo che oggi è equinozio d'autunno, che c'è il rituale di Magone da fare. Chi lo volesse fare, si possono fare tanti rituali. Uno di questi è accendere la candela bianca, scrivere quali sono i vostri propositi per quest'autunno e poi, se volete, bruciate la carta alla candela. Di voi ci sono tantissimi rituali, fate quello che volete. Io per questa volta vi saluto. Ci vediamo, vi ripeto, con i 12 oroscopi e con la luna nuova in bilancia. In questi 2 giorni ci vediamo tantissimo. Bye bye.